Dopo il Teramo anche l'Aquila saluta la Coppa Italia perdendo per 2-0 in casa del Pontedera, ma cedendo nel quarto d'ora finale, una battuta d'arresto quasi indolore per i ragazzi di mister Zavettieri che ora potranno concentrarsi più che mai sul campionato. In terra toscana il trainer rossoblu ha lasciato spazio a tutte le seconde linee, eccezion fatta per Zaffagnini, approfittando così per vedere all'opera chi fino ad oggi ha avuto meno spazio, ma anche per sperimentare nuove soluzioni in funzione del campionato. Il pensiero ne anche a dirlo è già focalizzato sull'atteso match di sabato al fattori con la corazzata Pisa. Alla fine ha così fatto festa la formazione di casa che proseguirà il cammino nella competizione ridata. Dinanzi a pochi intimi e in una serata fredda, l'Aquila e Pontedera hanno dato vita a 90 minuti, non certo memorabili. Nel primo tempo accade ben poco con l'Aquila pericolosa con una punizione di Zappacosta. La ripresa vede un Pontedera più determinato. I padroni di casa fanno qualcosa in più, ma dopo alcuni tentativi a vuoto trovano le due reti nell'ultimo quarto d'ora di gara. L'1-0 lo firma Galli approfittando di una incertezza di cacchioli, mentre il raddoppio è driffato da Cesaretti in contropiede. E ora sotto con il Pisa, l'obiettivo... Dei ragazzi del presidente Chiodi è quello di allungare la serie positiva. Con Zavettieri in panchina, la squadra in campionato non ha mai perso, ma sabato, contro un Pisa che sembra aver smarrito la verve in inizio stagione, si cercherà quella vittoria che potrebbe davvero rappresentare la svolta del torneo. Importante sarà anche l'apporto dei tifosi rossoblù: in un match che si preannuncia non facile, sarebbe fondamentale poter vedere gli spalti del fattori con un bel colpo d'occhio.